Io, dopo queste parole, non ho niente da aggiungere se non far vedere lo sguardo soddisfatto dell'artista. E anche commosso, anche commosso. Mi ha commosso, grazie, grazie. Ecco, e poi parliamo un secondo di Gianni. Il fratello che io ho conosciuto solamente oggi, e sono venuta alla mostra appunto per vedere le sue cose che mi hanno sorpreso, e dico veramente ne vale la pena conoscere questa famiglia proprio di grandi artisti. E quindi se avete già ripreso le opere, vorrei che parlasse lui, perché è venuto dalla Sardegna appositamente per questa mostra. Un sacrificio, non è uno scherzo, e quindi un applauso. Complimenti anche a Gianni, non ho altro da aggiungere. Adesso Marcantonio Bibbiani, abbiamo visto molti quadri, adesso invece sculture di ceramica. Marcantonio è 10 anni che si cimenta in questa forma di arte e 4 anni fa ha aperto lo studio a Montelupo Fiorentino, nella patria toscana della ceramica. Ciao Marcantonio, come hai scelto questo tipo di materiale, questo tipo di modo di esprimerti? È una materia molto morbida, plasmabile, molto vicina alla mia personalità, quindi duttile e fragile allo stesso tempo. Capito, senti, vedo che sei emozionato, ti chiedo soltanto che tipo di riscontro ha avuto l'artista Bibbiani e anche personale di questa mostra. Allora, io ho partecipato a questa manifestazione anche perché ho già un precedente, quella personale che avevo fatto alla Chiesa della Spina, e quindi mi interessava, cioè, ripropormi e vedere il ritorno anche di immagine, di comunicazione che già appunto avevo avuto precedentemente. Avrei preferito un po' più di pubblicità, però vedo che in questo momento vi state muovendo e quindi questo ben venga, perché l'arte è soprattutto comunicazione e quindi è fondamentale. Tutte le forme espressive sono forme di comunicazione, ma personalmente che tipo di ritorno hai avuto, che tipo di apprezzamento dal pubblico, da chi ha partecipato alla rassegna? Allora, ho ritrovato dei vecchi amici, di stimatori del mio lavoro, e me ne sono fatti di nuovi, e quindi da questo punto di vista il mio riscontro è un riscontro positivo, quindi ringrazio. Grazie a te. Siamo con Domenico Antonacci, 20 anni che esplora e che assapora la sua passione per l'arte. Negli ultimi anni ha deciso di approfondire quella che era solamente appunto una passione, studiando e approfondendo le tecniche. Il risultato lo vediamo in questa mostra.
Domenico, una domanda velocissima: che tipo di riscontro hai avuto di pubblico e anche che impressioni hai di questa manifestazione? Il riscontro è sempre positivo, perché poi riscontro positivo, dicevo, perché poi le mostre sono sempre un momento di confronto con quello che è il pubblico, che poi è quello che, per cui diciamo, da lui prendiamo le impressioni, le idee, per poi andare avanti in questa cosa, in questa ricerca continua. La mostra è bella, illuminata bene, cioè si presenta bene, spazi ampi, si conoscono persone nuove, artisti nuovi, quindi si fa anche amicizia, quindi è sempre un evento positivo. Certo, si spera, come diciamo autori anche di queste cose, di questa attività che è l'arte, che le persone si appassionino sempre di più, gli amici, i parenti e non solo, che capiscono sempre di più che è un mondo da scoprire ogni volta, da sensazioni nuove, da emozioni nuove. Quindi è un tentativo di spingere verso un qualche cosa di più illuminante anche le generazioni che verranno più avanti. Grazie mille. Siamo arrivati alla fine di questa rassegna, della seconda rassegna. Vogliamo chiudere avendo il presidente di De Arte, Mimmo Corrado, che ci dà il suo giudizio su questa manifestazione, quali sono stati i riscontri, quali sono stati i lati positivi che sono stati registrati dall'associazione. Dunque, siamo contenti di questa manifestazione così come si è svolta, soprattutto per la presenza di un numeroso pubblico durante questi 10 giorni di mostra, e poi anche per la partecipazione, diciamo, di livello alto come qualità di opere, perché abbiamo artisti provenienti non solo dall'Italia ma anche dall'estero, compresi il gruppo dei polacchi, dei 20 pittori polacchi, che hanno dato, diciamo, hanno elevato la qualità di questo evento. E poi diciamo che la manifestazione è stata molto, diciamo, seguita e partecipata dagli artisti, ma anche dai visitatori, i quali sono rimasti contenti quest'anno di quello che è stato proposto, e tutto sommato diciamo che il bilancio è positivo anche come numero di presenze rispetto agli altri anni. Quest'anno, gli altri anni si aggiravano intorno a 80, 85, 90 artisti provenienti un po' dalla Toscana e dall'Italia. Quest'anno invece siamo di fronte a un pubblico, cioè a 120 artisti circa, quindi diciamo che si cresce sia in numero e soprattutto in qualità, e questo è già un aspetto molto positivo. Facendo e conoscendo alcuni degli espositori, abbiamo anche avuto tangibile la positiva sensazione che hanno avuto loro, quindi non soltanto chi ha partecipato e chi ha fruito della mostra, ma anche chi si è messo in gioco, chi ha esposto. Questo è sicuramente un buon risultato raggiunto dall'associazione, perché accontentare sì il pubblico, ma accontentare anche chi espone è molto importante. Sì, questo, sotto questo aspetto siamo, diciamo, fieri di aver raggiunto questo obiettivo, quello di mettere insieme tanti artisti che alla fine dell'evento se ne tornano a casa soddisfatti di aver esposto in un ambiente bello come questo e in un contesto particolare come è questo della Leopolda. Quindi doppia soddisfazione. L'associazione vive solo sul volontariato dei soci? Sì, siamo un gruppo di soci, cioè siamo 100-120 soci, però si regge sul lavoro di poche persone che portano avanti con impegno, con dedizione, con totale, diciamo come si può dire, passione e spirito di sacrificio. Soprattutto passione, questa forma di volontariato, che alla fine lo scopo è quello di stare insieme, di crescere insieme, di appunto di migliorare sotto l'aspetto culturale e artistico, come cerchiamo di fare noi. Presidente, io a questo punto, utilizzando della sua presenza, saluto tutti, chiudo artisticamente parlando questo appuntamento. Vi ringrazio di averci ospitato e di averci regalato emozioni. Da Marcello Cordovani è tutto, un saluto.